Eccoci di nuovo. Nel video precedente abbiamo visto come realizzare una libreria in cartongesso. Nello stesso ufficio abbiamo realizzato anche delle mensole in cartongesso. Adesso qui invece vedremo come abbiamo proceduto con la verniciatura di queste mensole. Le mensole in cartongesso, visto che sono cose dove, ripiani dove andranno sopra degli oggetti, dei libri, dei faldoni, cose di questo genere, devono essere tinteggiate con una vernice all'acqua possibilmente, perché è più resistente agli urti, si possono pulire meglio, fermo restando che comunque è sempre una verniciatura, quindi comunque si sporcherà, ecco. E ci sono anche altre soluzioni per ovviare a questa problematica, che può essere ad esempio una resina trasparente. Ci sono ad esempio prodotti di c'è un prodotto di Giorgio Greisan che si chiama Ipervetro, di Giorgio Greisan, che potrebbe, diciamo così, fare la differenza in queste situazioni. Però esistono anche, insomma, altri vetrificanti che si possono dare sopra la vernice. E adesso partiamo con il video e vediamo come si effettua la preparazione, che è la carteggiatura della libreria che abbiamo costruito. Fatta la carteggiatura, abbiamo proceduto a dare una mano di isolante e poi una mano di fondo, e asciugata la mano di fondo abbiamo provveduto a fare le stuccature necessarie. Adesso andiamo a vedere come trattiamo le stuccature una volta che lo stucco è essiccato. Qui potete vedere una piccola finezza che è nella fase di carteggiatura delle stuccature. Non si può fare, diciamo, quando non si può utilizzare questa finezza quando c'è la rasatura completa o in cose molto grandi, però per le piccole stuccature al posto della carta vetrata è possibile utilizzare anche una spugna, soprattutto se state utilizzando uno stucco da pittore, uno stucco molto fine, uno stucco in pasta. Una volta essiccato potete utilizzare una spugna per fare poca polvere, per evitare di fare polvere, diciamo, in certe situazioni. In questo caso, ad esempio, era un ufficio e quindi
abbiamo fatto questo lavoro il giorno successivo alla carteggiatura e quindi volevamo evitare di fare nuovamente polvere all'interno dell'ufficio, evitare il più possibile, e quindi abbiamo utilizzato questa tecnica. È una finezza che si può utilizzare soltanto in alcune situazioni, quindi non la prendete come una cosa che si può fare sempre, però è una accortezza che si può usare sia sul cartongesso, sia sulle pareti, insomma, quando si fanno le stuccature, quando vi trovate, diciamo, in situazioni, in contesti dove non riuscite o non potete, diciamo così, fare polvere, per piccole stuccature questa soluzione è molto efficace, vi assicuro. Queste mensole, questi elementi in cartongesso, sono molto a vista, sono cose dove uno va vicino con gli occhi, proprio fisicamente, quindi bisogna cercare di curare in modo particolare la finitura, sia per quello che riguarda la stuccatura, la carteggiatura, e anche per quello che riguarda la tinteggiatura. È per questo che nel video, come vedete, si utilizza un pennello abbastanza piccolo, un pennello che si utilizzerebbe, insomma, per fare delle vernici di rifinitura. Questo per dare così proprio alla pittura una finitura migliore, diciamo così. Questo non dipende soltanto dall'attrezzo, dipende anche dalla manualità, dipende da come si diluisce la pittura, dipende dalla pittura stessa, dipende dall'assorbimento del supporto. Quindi ci sono vari fattori che bisogna tenere in considerazione, però ecco, una volta tenuti in considerazione tutti questi fattori, si cerca di arrivare ad una finitura ideale, una finitura che sta a vista. Ecco, questo è quello che voglio dire, che sta particolarmente a vista. Il tratto che è veramente mostruoso. Grazie.
Se vi è piaciuto il video nella nostra libreria in cartongesso, lasciate un commento oppure iscrivetevi al canale e restate in contatto con me. Nelle prossime settimane ci saranno altri video sulla tinteggiatura di mobili, ci sarà sicuramente un video con un soffitto colorato di celeste, e sono tutti i lavori che faremo nelle prossime settimane. Ciao, a presto!